che cosa fare dopo queste esperienze? Una serie di possibilità, oltre a viaggiare, oltre allo sviluppo, lo sviluppo creativo della propria creatività. No, pittori, quanti pittori troviamo che trovano proprio l'ispirazione nei sogni? E chi va per risolvere problemi anche di natura scientifica, e anche di investigazione vera e propria. Chi va anche per incontrare i defunti, perché abbiamo tantissime testimonianze che effettivamente la fase, ossia il mondo astrale, non è altro che il mondo dove noi ci troviamo una volta che siamo morti, andiamo nell'aldilà. Quindi la possibilità di incontrare i defunti, la possibilità di incontrare anche altre persone che non vai o le incontri o parli con il loro doppio, quindi con la loro parte, diciamo, superiore, con la loro parte astrale, quindi puoi comunicare. E tantissime altre possibilità ci sono, no? Le percezioni sono amplificate. Perché? Perché puoi vedere è molto più di quello che vedi normalmente. Da una scala da 1 a 100, durante una esperienza extracorporea, vedi fino a 3000. Per farvi capire, perché praticamente riesci a vedere a 360 gradi, vedi dovunque, quindi puoi vedere anche le cose nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Quindi questa qui è un'esperienza straordinaria che ti permette di accedere dentro di te e di scoprire che in realtà questo mondo è completamente quello che noi vediamo è un millesimo di quello che effettivamente esiste. Quanto è reale quello che tu vedi? Quanto è reale? Ti fai questa domanda. Sarà più reale quello che c'è dentro? Sarà che i nostri sensi proiettano fuori qualche cosa che già è dentro e quindi danno un'interpretazione di quella che è la materia fisica, che in realtà non è altro che una proiezione anche dell'inconscio collettivo. Quindi quanto è reale il nostro mondo fisico attuale? Ti fai tante domande una volta che hai un'esperienza del genere, perché non te la dimentichi, un'esperienza astrale, un'esperienza extracorporea. Ti fai una serie di domande e quindi arrivi comunque a porti degli interrogativi molto forti e diciamo che la tua vita cambia completamente, no? Di cosa stiamo cercando di fare io e Oksana? Quindi stiamo cercando di portare queste metodologie. E quella che è una nuova visione, no? Una nuova visione che adesso a cui si stanno avvicinando anche gli scienziati, no? Quindi un po' quello che è la fisica quantistica, quindi una nuova visione che è interna e non più, diciamo, basata soltanto sull'aspetto materiale. Andando, diciamo, a verificare quello che tu riesci effettivamente a vedere, hai comunque subito una possibilità di comprenderne i risultati e quindi di credere e di cambiare il tuo paradigma di visione, no? Perché vedi i risultati, perché capisci che c'è qualcosa che va oltre alla tua parte soltanto fisica materiale, no? E la prima domanda che è stata fatta qui è: come capire se si è in un sogno lucido o in una OPE? Come possiamo aumentare la nostra attenzione in un sogno e come svegliarsi nel sogno? Questa è, diciamo, più una parte che riguarda proprio il sogno lucido. Il sogno lucido effettivamente è un fenomeno che appartiene sempre alla fase, perché è un'esperienza extracorporea in cui però noi ancora abbiamo una visione abbastanza limitata, perché noi ci rendiamo conto di essere lucidi in un sogno, ma effettivamente non riusciamo anche a padroneggiarlo, quindi non solo a capire di stare nel sogno, ma a modificare quelli che sono gli eventi a nostro piacimento. Quindi diciamo che potrebbe essere anche una OBE parziale, una visione abbastanza parziale di quella che può essere un viaggio astrale, che invece è un qualcosa di più completo, no? Come capire se siamo in un sogno lucido? Un sogno lucido lo capiamo quando noi ci rendiamo conto di sognare, in pratica. E per poterci rendere conto di sognare,
Noi non lo facciamo, non esiste effettivamente una tecnica. La migliore tecnica è quella di rendersi più consapevoli nella parte fisica, nella parte materiale. La tecnica migliore è quella di chiedersi continuamente: siamo nel mondo fisico o siamo nella parte sottile? Quindi siamo nella fase. Chiederci più volte questa domanda durante le nostre attività quotidiane. Quindi più volte ci facciamo questa domanda e più si ripete la questione anche durante il sonno, quindi durante l'attività onirica. Cerchiamo di entrare dentro di noi anche durante il giorno, perché durante il giorno noi abbiamo una sorta di chiacchiericcio interno, continuo, in continuazione questo chiacchiericcio. Stiamo facendo una cosa, già ne pensiamo un'altra, facciamo le associazioni di pensiero. Quindi io sto pensando, che ne so, vedo un cartello pubblicitario e penso a una cosa, poi associo quella macchina, alla macchina che mi vorrei magari comprare, poi comincio a pensare che non ho soldi, poi comincio a pensare al mio lavoro, che devo fare più, e comincio ad avere dei desideri, comincio ad avere tutti quelli che sono i pensieri associativi, no? Pensieri associativi ti portano comunque a una confusione mentale e non è più, è qualcosa, un chiacchiericcio interno. Ti dimentichi, tu sei qua? Sei qua fisicamente? Ok, ma dove sei? Con la testa, dove stai? Quindi rientriamo dentro di noi e facciamoci la domanda, l'autoricordo, cioè ricordiamoci della nostra presenza. Tutti ci hanno par sempre parlato di questa presenza, no? C'è anche uno dei grandi, che è Gurdjieff, che diceva: sì, ok, cercate di essere presenti durante il giorno, continuamente. È una tecnica, una pratica che va fatta in continuazione. Lo stesso contemporaneo Eckhart Tolle ci parlava del potere di adesso. Se tu riesci a vivere il presente, riesci a essere concentrato in quello che stai facendo, la tua vita cambia. Perché? Perché cominci a risvegliarti. Quindi ti fai la domanda: sto qui o sto là? Ok? In relazione a quello che tu vedi, in relazione a alle persone con cui tu interferisci, che cosa sto facendo? Sono seduto nella sedia, sto parlando in questo momento, sto parlando. Questo poi ti pone a farti la stessa domanda durante il sogno. Quando tu ti poni la domanda durante il sogno, fai una serie di test e fai quelli che sono i test della realtà. Test della realtà sono stati introdotti anche da Steven Laberge. I test della realtà possono essere quello di allungarsi il dito. Perché praticamente se tu sei nella parte fisica materiale, il dito non si allunga. Se tu sei nella fase, il dito si allunga. Attraversare la materia, attraversare quindi il muro. Volare, se tu fai un salto, generalmente tu ti trovi a svolazzare, quindi non, o comunque cadi rallentato. Provare a leggere qualche cosa. Vedo uno scritto, qualsiasi cosa che trovo scritta, prendo un libro, apro questo libro, leggo una pagina, mi giro, rileggo la stessa pagina e le parole cambiano. Vuol dire che sei nella fase. Ossia, i reality test. Quindi autoricordo, che cosa sto facendo? Reality test. I reality test chiaramente li fai perché hai il dubbio, no? Il dubbio ti deriva sempre comunque da una coscienza critica, perché generalmente nei sogni c'è sempre qualche anomalia, c'è qualche cosa di strano. Andatevele a indagare i sogni, andate a vedere che cosa succede, ok? E c'è sempre qualcosa un po' di anomalo. Raduca individua un reality test molto, molto più efficace degli altri, perché generalmente i reality test non sempre funzionano, funzionano il 70-80% delle volte, ma può capitare che non funzionano. Se tu sei troppo convinto di trovarti nella parte fisica, la tua convinzione ti ributta giù, perché la mente comanda. Ok? I reality test che lui individua sono dei reality test che funzionano meglio, ve ne dico uno, tanto per dirvelo: prendere un oggetto e concentrarsi su un oggetto. Se io prendo per esempio un cellulare e mi concentro su questo oggetto, su questo cellulare, lo vedo. A distanza ravvicinata per più di 10 secondi l'oggetto muta e si trasforma. Questo in assoluto è il reality test
più infallibile, è infallibile, ok?